quanto riguarda Rai, come corso della serata, al nostro sindaco che ci darà il benvenuto. Sì, buonasera. Io mi scuso per il ritardo, purtroppo è andata così, sempre di corsa. Scusatemi, non è il mio modo di fare, però stasera purtroppo è così. Io ringrazio l'associazione Carlo Maria Milani che puntualmente ci offre delle serate molto importanti e proprio per questo noi ci teniamo a essere sempre presenti, perché questa associazione è un'associazione che comunque all'amministrazione sta a cuore. Il nome di Carlo Maria Milani è sempre presente nel nostro paese e queste serate lo vogliono sempre ricordare. È uno dei momenti sempre, è un momento significativo anche quello di questa sera. E ringrazio la Manuela e tutti i suoi collaboratori che ci offrono sempre delle serate molto interessanti. Questa sera parlare di Costituzione è proprio la serata giusta, domani il 25 aprile. La libertà e la Costituzione fanno di pari passo. Non dimentichiamo che se viviamo come viviamo, lo dobbiamo a chi si è battuto per la libertà e ha ottenuto la Costituzione. Io non mi dilungo, lascio a chi di dovere la serata. Io vi ringrazio e vi scuso ancora. Grazie mille. Allora, io ho il graditissimo compito di introdurre il relatore del convegno, il professor Giovanni Cortini, una persona di un grande spessore scientifico, è il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pavia, nonché membro della Corte Costituzionale della Repubblica di San Marino. Prima di lasciare lo spazio che merita il professore, volevo fare una piccola introduzione per quanto riguarda il motivo che ha portato la nostra associazione a creare questo evento, con la fortuna e la capacità, grazie anche al Comune che ci ha dato la disponibilità della sala proprio per il giorno antecedente, il 25 aprile. In pratica stiamo vivendo, come tutti sapete, un periodo pieno di conflittualità, soprattutto anche di confusione tra i diritti, dove quindi ci sembrava molto interessante fare un collegamento su quelli che sono gli elementi, i principi fondanti, fondamentali che hanno creato la nostra società. E questo lo dobbiamo ai padri costituenti, che hanno creato questo bellissimo libretto che sembra un po', come si può dire, che ha fatto il suo tempo come esperto, però all'interno ha un contenuto ancora moderno, un contenuto che sa ancora di libertà e di democrazia, un qualcosa che, se andate a leggere non tutti i 139, ma sicuramente dopo i 12 articoli fondamentali, quelli che riguardano la nostra società, la nostra attività sociale, politica, economica, quelli che vanno dal 13° al 54° articolo, vi rendete conto che nonostante la volontà riformatoria di alcuna parte politica sono ancora vivi, sono ancora vitali, e quelli che ci danno ancora la possibilità di credere che la Repubblica italiana è la Repubblica democratica. È vero, fondata sul lavoro, ma è fondata soprattutto sui cittadini. Quindi faccio mie quelle che sono state le parole del padre costituente Piero Calamandrei, che disse che la Costituzione siamo noi. La Costituzione è carta. Se non siamo noi come cittadini, come motore trainante, a nutrirla con il nostro esempio, con il nostro modo di fare, ma soprattutto per le generazioni nostre future e per i nostri figli, non andremo avanti. L'altro aspetto essenziale che volevamo dirvi è, siccome è qualcosa da condividere tra tutti noi, abbiamo deciso con Manuela di far leggere i 12 articoli fondamentali a tutti i rappresentanti dell'associazione. Ciascuno di voi ha che ha coinvolto Manuela in sequenza. Allora partiremo con l'inno, con gli alpini, che ringrazio, perché quando vedo gli alpini mi si apre il cuore, non solo in senso d'amicizia per l'affetto che provo per loro, ma perché vedo già subito l'impatto di emozioni di solidarietà, un qualcosa che voi fate con il cuore, non dare per avere, ma fare per aiutare. Voi superate tutte le barriere ideologiche, siete oltre quello che può essere l'impatto che molti cittadini si mettono, e questo ne sono grato. Vi ringrazio ancora, e posso parafrasare quello che diceva il vostro grande generale Prigioni.
grazie a Orbito, hanno trovato anche la base dell'immunitale. Nella fiorentina che avete trovato, nella parte sinistra c'è la strofa pregnante della nostra Repubblica. È un po' antico perché nel 1846, un po' quasi ci sì, poi cantiamo tutti, per chi sa, perfetto. Dopo di voi, chi dovrà leggere 12 o 10 minuti, chi sarà che leggeranno, se venite qua, fate una testa che sono lungarati, così partiamo con voi. Va bene? Prego, chiedo gli alpini se... all'esigenza dell'autonomia e del decentramento.
Articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Articolo 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze. Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Promuove e favorisce l'organizzazione internazionale rivolte a tale scopo. Articolo 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano. Verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali